Matteo Salvini, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi da Strasburgo, buongiorno, buongiorno a lei. Ci sono molti temi e anche, devo dire, temi complicati a trattare stamane e bisogna fare grande attenzione sull'uso delle parole, del lessico. Ci sono ascoltatori che ci stanno sentendo e tra poco vi faremo riascoltare le parole e quelle che Fontana stesso ha definito un lapsus e poi la correzione di quel lapsus. Vorrei però aggiungere a Matteo Salvini un paio di riflessioni che ci consegnano gli ascoltatori tramite mail o sms 335-699-2949. Vladimiro da Milano: premesso che l'espressione razza bianca è sotto ogni aspetto fuori luogo, viste le immani tragedie che la sua presenta ha causato nella storia, diciamo la sua difesa ha causato nella storia, che le differenze di razza o colore non dovrebbero avere più alcun valore al giorno d'oggi, se sostituiamo l'espressione con civiltà occidentale, allora le parole di Fontana diventano condivisibili. Sono un elettore di centrodestra, altro messaggio: voterò Forza Italia, vorrei dire a Salvini di non cadere nella trappola delle provocazioni del PD, usi e faccia usare ai suoi un linguaggio più moderato, nel caso specifico bisognava usare l'espressione civiltà occidentale. Molti riflettono su questa differenza appunto semantica, di significato, fra civiltà occidentale, razza. È un tema complicatissimo, c'è anche arrivata una lunga mail di un antropologo che insegna a Salerno, che decostruisce il concetto di razza. Insomma, noi cercheremo stamani di essere i più seri possibile, però abbiamo bisogno di precisione, quindi ecco le parole di Fontana di ieri. Qui non è questione di essere xenofobi o razzisti, qui è questione di essere logici, di essere razionali. Noi non possiamo, perché tutti non ci stiamo, quindi dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca, se la nostra società deve continuare ad esistere o se la nostra società deve essere cancellata. È stato un lapsus, nel senso che io intendevo rappresentare il significato della nostra società, della nostra storia, della nostra cultura, della nostra realtà. Ci sono ascoltatori in attesa, ma prima farei subito intervenire Matteo Salvini. Quell'espressione razza bianca, stamane Gasparri ha detto attenzione con le parole, e se è vera la ricostruzione di Repubblica stamane, Salvini, Berlusconi avrebbe detto congelo, io l'avevo detto che non era adeguato, Fontana. È incredibile come in Italia si riesca a parlare di un sostantivo, di un aggettivo e non del problema. Penso che un dibattito simile in qualunque paese al mondo oggi avrebbe la discussione di economisti, sociologi, antropologi, sul rischio o meno che la nostra cultura, la nostra storia, il nostro modo di vivere sia messo a rischio e possa scomparire. E invece in Italia si dibatte... Però la nostra razza, Salvini... Non della luna. Ragazzi, ma abbiamo capito che cosa sta dicendo il sindaco di Varese, sì o no? Che c'è un'invasione fuori controllo e un'islamizzazione che sta avanzando, di cui parlava la Fallaci, esattamente negli stessi termini 15 anni fa. Anche 15 anni fa la Fallaci era pericolosa, sovversiva, esagerata, adesso è profetica. Però, segretario, quindi... posso fare due obiezioni sulla base di dati, credo. No, quindi... ma lei può obiettare sì, sì. Sul Corriere della Sera, gli sbarchi... No, lei dice l'invasione. Il crollo degli sbarchi dopo l'intesa con la Libia, in realtà si parla di numeri nettamente inferiori agli anni precedenti, ma soprattutto in Italia in realtà i musulmani in percentuale sono molti meno di paesi comparabili al nostro, cioè è una minoranza quella di... Quindi dobbiamo farne arrivare di più. Quindi il fatto che nei primi giorni di questo gennaio gli sbarchi siano stati più di 1000, più 15% rispetto all'anno scorso, nel silenzio dei giornali, delle radio e delle TV. No, se ne parla sui giornali, sulle radio se ne parla. Nel silenzio dei giornali, delle radio e delle TV. Guardi, la cosa incredibile non è la razza bianca, la razza gialla, la razza fucsia o altro. La cosa incredibile è che quotidianamente, dalle cronache locali, ormai sono confinate sulle cronache locali, dei quotidiani lombardi, laziali, campani, pugliesi, ci sono furti, omicidi, rapine, violenze sessuali, che sono in aumento, ahimè, ad opera di richiedenti asilo che, nell'attesa del richiedere e non ottenere asilo nella maggioranza dei casi, si dedicano alla delinquenza. Scusi Salvini, questo non voglio inchiodarla le frasi. Prima Gasparri ha detto la maggiore propensione a delinquere degli stranieri. È un'affermazione anche quella quasi deterministica. Lei la condivide? No, io prendo atto del fatto che in questo momento nelle carceri italiane quasi il 40% degli ospiti è straniero. Ma quelle sono ragioni però di politiche sociali, non razziali, diciamo no, così. No, scusi, se uno ruba,
non è una questione politica. Se gli immigrati regolari in Italia sono l'8% della popolazione, l'8%, e contribuiscono all'8% del PIL, e il 40% dei criminali, c'è qualche cosa che non va nel rapporto fra queste due percentuali, mi sembra evidente. Se le chiedono un passo indietro di Fontana, lei non lo fa. Ma figurarsi, la Regione Lombardia è stata premiata, io sono a Strasburgo, dall'Unione Europea come la regione in tutta Europa che ha usato meglio i fondi per reinserire i giovani e i disoccupati al mondo del lavoro, 200.000 in 5 anni. Di cosa stiamo parlando? Salvini, le vorrei far ascoltare Tommaso Labate, la sua voce, la sua domanda, collega del Corriere della Sera. Prego. Ma prima gli ascoltatori che stanno aspettando da un po' di tempo e con i quali mi scuso. WhatsApp audio, poi Rita e Roberto. WhatsApp audio. Buongiorno, sono Marcello. Volevo dire che, da Sesto San Giovanni, volevo dire che rimango stupito del fatto che bisogna abolire dal linguaggio politico alcune parole, quale ad esempio la parola razza, quando la stessa parola ricorre nell'articolo 3 della nostra Costituzione. Grazie e buongiorno. Rita da Milano, buongiorno, benvenuta. Rita di Milano, sì. Io sono figlia di napoletani che sono venuti a Milano a lavorare e ho sofferto per il razzismo del nord verso il sud. Adesso verso questa gente di colore, mia figlia, una figlia che vive in Inghilterra, è andata a Città del Capo, li facciamo dormire ancora sui cartoni, gli abbiamo portato via il petrolio e oltretutto noi siamo che giudichiamo loro. Continuiamo noi italiani e politici che li trattiamo come pezze. Vergogna! Io mi vergogno di essere italiana con avere una rappresentanza politica razzista. Lo dico perché in questo momento emerge il mio dolore da bambina che sentiva dire napoletani sporchi. E noi che cosa facciamo? Come facciamo a crescere i nostri giovani col razzismo? Che esempio date? Rita, no, Rita, le sue parole sono molto chiare. Sentiamo anche Roberto dalla stessa città, Milano. Roberto, buongiorno. Roberto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, guardi, è tutta un'ipocrisia, perché la realtà sta nella parola lapsus. Cioè? Il signore ha parlato ai suoi e ha detto non è stato capace di trattenere il suo pensiero. Punto e basta. Questo è un paese razzista. Fino a che non abbiamo avuto gli immigrati. Cioè lei sta rimandando sostanzialmente a psicopatologia della vita quotidiana di Sigmund Freud, cioè quell'lapsus dice la realtà di Fontana, questo sta dicendo Roberto? Certamente, ma non è solo di Fontana, di Salvini, di tutti i suoi, di tutti quelli che sentono Radio Padana, ma basta andare nelle strade, entrare nei bar, sentire la gente, uè Marocchin, no? È così. Punto. Roberto, se lei fosse una madre disperata, no? Sarebbe tanto stupida da mettere a ripentaglio la vita dei suoi figli per venire qui? Ecco, io mi faccio questa domanda, no? Sì, Roberto, grazie. Devo dire che a fronte delle due telefonate che avete appena ascoltato, in realtà ci sono moltissimi che parlano di ipocrisia, dicono che Fontana ha detto quello che molti pensano. Tommaso Labate, buongiorno Tommaso, benvenuto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dia a Matteo Salvini. No, io la cosa che mi sorprendeva è che rispetto ai dati riepilogati da te, Giorgio, prima Salvini, è come se un po' ignorasse questa smolla sull'immigrazione, sul crollo degli sbarchi, che altri, anche nella sua coalizione, hanno invece sottolineato come dato positivo. Quindi la cosa che volevo chiedere a Salvini è: secondo lei tutta questa svolta a cui tutti danno un nome e un cognome, Marco Minniti, non c'è stata? Matteo Salvini deve rispondere, se vuole, insomma, a tante cose che ha sentito sinora. Salvini. No, vado in ordine, dico alla signora Rita che io voglio bene a tutto il mondo. Da politico italiano, pagato dai cittadini italiani, ho il dovere di pensare prima agli italiani. Nel momento in cui ci sono 5 milioni di italiani in povertà e 5 milioni di italiani senza lavoro, a cui aggiungo alcuni milioni di italiani anziani che non possono permettersi cure mediche o impianto dei denti e quindi bevono il brodino o la minestrina perché non possono permettersi di avere dei denti in bocca. Se la signora in questa situazione mi vuole convincere del fatto che dobbiamo ospitare mezzo mondo, non mi convincerà mai, perché io penso che sia ingiusto nei confronti degli immigrati che arrivano e che non trovano nulla e degli italiani che stanno passando l'ennesimo inverno al freddo dopo un terremoto, nelle baracche, nelle tende,
casette di legno senza riscaldamento. Roberto parlava di razzismo profondo. No, ma ragazzi, è una reazione. Io penso che l'italiano sia il popolo meno razzista al mondo. È sicuro? Anche perché è un popolo che ha emigrato. È un popolo che ha spostato siciliani, veneti, trentini, napoletani, milanesi. Sono andati in Svizzera. È un popolo che 70 anni fa ha approvato le leggi razziali, segretario. Beh, ma il fascismo e il comunismo fortunatamente mi paiono archiviati. E quindi essendo milioni di italiani, ci sono 5 milioni di italiani nel mondo, e io li sento spesso dalla Germania, dal Belgio, la differenza qual è? Che nella stragrande maggioranza dei casi a nessuno di questi italiani in passato il paese ospitante pagò colazione, pranzo e cena in albergo, tessera telefonica e pacchetto di sigarette per gironzolare per un anno, in Argentina, in Svizzera, in Belgio, in Germania. No, evidentemente no. Oggi vedere 183.000, a stamattina sono 183.000 i richiedenti asilo che bivaccano negli alberghi e nelle piazze di mezzo Italia, la maggioranza assoluta dei quali non avrà nessun tipo di asilo politico o protezione internazionale, evidentemente infastidisce e suscita allarme anche in tanti comuni amministrati dalla sinistra, dalle liste civili. Non c'è la Lega, c'è la realtà, c'è la vita vera che ha visto un numero di sbarchi, ripeto, l'anno scorso, finalmente, perché hanno bloccato queste navi delle associazioni. Ecco, che quindi la domanda è l'abate sulla linea Minniti? No, ma una parte di linea positiva, ascoltando dopo anni la Lega, c'è stata. Qual è il problema? Che nel frattempo in Italia sono arrivate circa 700.000 persone, di queste 500.000 sono in giro senza documenti, sì, e i governi ne espellono 15.000 all'anno. E io mi leggo di una candidata, la signora Bonino, che appoggerebbe Renzi e il PD, che propone per questi 500.000 clandestini un permesso di soggiorno temporaneo per tutti. Ora, stiamo scherzando? Vogliamo veramente che la gente reagisca in malo modo? No, io voglio la convivenza civile, ma chiudo con questa banale riflessione a cui arriva mio figlio. Se io ho un bilocale, come ho un bilocale a Milano, posso invitarci a cena 5 persone? Salvini, ora, persone, ora faccio una sì, cosa bella. Sì. Se io in un bilocale provo a mettere dentro 100 persone, non sono generoso solidario, ora, sono un cretino. Ora torno dall'abate su questo tema. Volevo però, lei non mi aveva risposto alla domanda sul gelo di Berlusconi. Io l'ho detto che Fontana non era adeguato. No, mai detto. Questi sono retroscena che mi interessano poco. Noi stiamo lavorando a come cambiare in meglio il paese, cancellando la legge Fornero, cancellando gli studi di settore. Ieri ho proposto qualcosa che funziona nel mondo civile sviluppato, anche lì polemiche. La riapertura delle case chiuse, la regolamentazione e tassazione della prostituzione, come in Svizzera, come in Germania. Ecco Salvini, su questo torniamo, ci arriviamo subito, perché ho un paio di... anche qui proposta, sì, la Lega è una... un paio di obiezioni, però volevo tornare a Tommaso. Tommaso Labate, Corriere della Sera. Tommaso. Allora, Berlusconi, Salvini e le altre due gambe del centrodestra hanno trovato un accordo per quanto riguarda la premiership futura, se ho capito bene, cioè che chi prenderà più voti alle elezioni politiche delle loro liste sarà quello chiamato a indicare, nel caso in cui ci sia una maggioranza, una vittoria elettorale, il nome da segnalare a Mattarella come premier. E le carte sono chiare ovunque, tranne che in Forza Italia, dove è noto Berlusconi non è candidabile a nessuna carica. A Salvini chiedo: Berlusconi le ha detto, o nel caso lei pretende di sapere chi sarà questo nome di Forza Italia per Palazzo Chigi, qualora loro arrivassero primi, visto che sarebbe anche il vostro Presidente del Consiglio? Salvini. Non gliel'ho chiesto, penso che la vittoria del centrodestra sia possibile grazie alla voglia di cambiamento degli italiani, e all'interno di questo centrodestra ho la voglia, l'ambizione, non vedo l'ora che la Lega possa essere il primo movimento politico del centrodestra per essere messo finalmente alla prova del governo, visto che non ho mai avuto questo onore e questo onere, quindi penso che toccherà la Lega. Salvini, ci sono almeno un altro paio di temi che lei stesso ha evocato, Fornero e case chiuse. Sulla Fornero, proprio oggi o ieri, c'era un pezzo sul Sole 24 Ore che rappresenta un punto di vista, ovviamente, Dino Pesole, che diceva: la riforma Fornero è l'unico argine che abbiamo al decollo, alla crescita del debito pubblico e quindi all'evitare di tornare nella buriana dei mercati internazionali, perché significa 20 miliardi l'anno da trovare. E voi questi calcoli li avete fatti, Siri ce li ha detti, ma convincono poco gli economisti, diciamo mainstream, chiamiamoli così. Ma guardi, sono gli stessi economisti che ci dicevano che l'euro sarebbe stato... Ho capito, ma i soldi vanno trovati però, Salvini. No, guardi, la legge
legge Fornero ha bloccato il mondo del lavoro, ha bloccato i consumi, tanto che il debito pubblico con la legge Fornero, dalla legge Fornero, è aumentato di più di 100 miliardi di euro. Ieri è calato un Quindi po'. Gli stessi economisti alla Monti, bravi a fare i conti sulla carta, poi si scontrano con la vita reale. Il problema della legge Fornero è che bloccando milioni di italiani, impedisce a questi milioni di italiani di spendere, di sorridere, di organizzarsi una vita, di comprare una casa, di cambiare la macchina, di mettere su famiglia, di fare dei figli. Il problema dell'Italia è che si lavora sempre di meno. Tutte le leggi che ci hanno imposto nel nome dei sacrifici hanno aumentato il debito pubblico. Quindi ai soloni che dicono bisogna sacrificarsi per diminuire il debito, dico siete smentiti da 15 anni di numeri. Quindi probabilmente è vero che bisogna fare l'esatto contrario. Bisogna permettere alla gente di tornare a lavorare, a respirare, a sorridere, a costruirsi una famiglia e a mettere al mondo dei figli, che è il dato più preoccupante. Non so se si può dire o se qualcuno si offende, ma mi piacerebbe che le culle in Italia tornassero a essere un po' più piene, visto che siamo a un dato mai così basso negli ultimi 150 anni. E poi è soprattutto giusto, moralmente giusto, lasciare in pensione una persona che sta lavorando da 41 anni. Salvini, vediamo se riusciamo a rispondere. Dovrebbero andare a fare gli infermieri, i poliziotti. Altri due temi sollecitati dagli ascoltatori. Il primo, le case chiuse. Lei mi risponderà, ma adesso stanno in strada e non pagano le tasse, però qualcuno ci scrive, ma si rende conto cosa significa? In un momento in cui discutiamo moltissimo i rapporti tra uomini e donne, dopo il caso Weinstein, rimettere delle donne in una condizione di subalternità assoluta, chiuse in delle case alla mercé del desiderio maschile, Salvini. Ma è quello che succede in tutto il mondo sviluppato, che non fa finta di niente. Beh, no, in Scandinavia no, in Scandinavia no, in Scandinavia no. Uomini e donne. Oggi la prostituzione è gestita dalla criminalità organizzata, sia per uomini che per donne. Possiamo dire, mi lavo la coscienza, faccio finta di niente, lascio che siano in mezzo a una strada a vendere il loro corpo, uomini e donne che siano, sono circa 80.000 in Italia, senza controlli, senza garanzia igienico, sanitaria, economica, previdenziale, oppure faccio come fanno gli austriaci, gli svizzeri, i tedeschi, i belgi, gli olandesi. Quindi o sbaglia tutto il resto del mondo che mette delle regole, dà delle garanzie e lascia liberi lavoratori e lavoratrici, non do giudizi morali, di fare un lavoro che esiste da 2000 anni, che preferisco sia controllato, organizzato, sanitariamente tutelato e anche tassato. Ultima cosa, Salvini, la svolta, insomma, la posizione nuova espressa ieri da Di Maio, peraltro ai microfoni Un giorno da pecora qui sulla nostra rete, sui vaccini, e sembra arrivare sulle sue posizioni contro la comunità scientifica, questo va detto, Salvini. No, contro una parte. Il 95%, 99%. No, ragazzi, che i vaccini siano utili è fuori dubbio. Io ho vaccinato i miei figli. Che 4 vaccini fossero utili è fuori dubbio. Che 10 vaccini per migliaia di bambini siano un potenziale rischio è altrettanto fuori dubbio. Riconosciuto unanimemente. Anche la Meloni stamane è contraria alla vostra... No, ma la cosa che io contesto è che ci sia la verità da una parte e la Lega dall'altra. Ma la scienza non è democratica, Salvini. Faccio solo questo esempio, guardi, sono a Strasburgo. Quando fummo gli unici a non votare la direttiva sulle banche, 4 anni fa, eravamo dei matti, perché era una direttiva che aiutava le banche italiane, i risparmiatori italiani. Noi l'avevamo letta e non votammo questa direttiva. Ora tutti dicono che è una direttiva sbagliata, che ha truffato i risparmiatori italiani, ha azzerato le banche italiane. Ragazzi, sono un po' stufo di votare contro la legge Fornero, aver ragione, votare contro la direttiva sulle banche, aver ragione. I vaccini sono utili, imporre a bimbi di poco tempo, indiscriminatamente, senza controlli preventivi, 10 vaccini contemporaneamente è un rischio enorme. Matteo Salvini, segretario della Lega, sta parlando da Strasburgo, siamo in diretta su Radio 1, Radio Anch'io. Tommaso Labate, abbiamo un paio di minuti, ti lascerei di nuovo la parola, se vuoi chiosare quello che ha detto Salvini o aggiungere qualcosa, Tommaso. No, perché il discorso che ha fatto Salvini a proposito delle case chiuse prima si poteva ricalcare pari pari sostituendo il tema con un altro tema che andrebbe sottratto alla criminalità organizzata che ne ha il controllo, un altro tema su cui c'è la pratica della gente ma in condizioni scarse di sicurezza, di igiene, ed è quello della legalizzazione delle droghe del genere.
perché, visto che il discorso è quasi sovrapponibile, persino nei paesi citati da Salvini, l'Olanda, su tutte, Salvini non è disposto a sostenere anche questa di battaglia? Salvini. Perché far l'amore fa bene, drogarsi no. Far l'amore però in cui uno dei due è pagato e non lo vuole fare probabilmente, Salvini, questo è il punto. Ma guardi, forse è moralismo il mio, però temo sia così. È una scelta, è una scelta. C'è chi sceglie per soldi, invece di fare l'insegnante, il poliziotto, il muratore o il giornalista su Rai Radio 1, c'è chi sceglie di prostituirsi. Beh, oddio, non credo che abbiamo la stessa libertà io e una prostituta nigeriana, Salvini, anche lei sono, lo guardi, sa. Sono scelte. Beh. Sono scelte. E io al governo non voglio avere un paese con delle regole, dove le cose non siano fatte a caso, dove si rispettano le persone e si rispettano quindi le regole. Quindi droga leggera no, liberalizzazione, no, legalizzazione. Male. Mi sembra che sia unanimemente riconosciuto che faccia male. Tommaso, sentiamo se la batte su questo, Salvini. No, ma convinto poco nell'ultima risposta, perché se valeva l'assunto delle prime, e visto che le frasi erano quasi sovrapponibili, dovrebbe valere anche il resto. E Salvini dice, giustamente, anche da un certo punto di vista, rivendica nel metodo il fatto che la maggioranza o la stragrande maggioranza non possa avere sempre ragione, quindi dice che non è vero, che non basta il 95% dei medici a dire che i vaccini fanno bene, allo stesso modo lo stesso determinismo non può applicarlo nel dire che unanimemente, non so perché, le droghe leggere fanno male, per cui... Secondo me l'ultima risposta infigge di molto quella sulla... Abbiamo pochi secondi, Salvini. Chiuda lei. Stamattina me ne vado sapendo che se mio figlio, che ha 14 anni, torna a casa dicendomi papà mi sono fatto una bella canna, io gli dico vai che figo che sei, tanto non fa male perché me l'ha detto la parte a Radio 1. Partono due schiaffoni e se sento puzza di spinello lontano mezzo chilometro mi arrabbio come una bestia, non scappiamo. L'amore fa bene, drogarsi no. Matteo Salvini, segretario della Lega, che stava parlando e che ringraziamo per la sua presenza stamane a Radio Anch'io.